Buonasera a tutti, sono Gerardo Bonomo, 22 luglio 2020, mascherina da lutto elvetico, perché ahimè è mancata all'affetto dei nostri cari la mitica Sinar. Cosa c'entra Sinar con la chiacchierata di oggi? C'entra perché è stata la più grande, famosa e importante azienda, peraltro elvetica, precisa, della produzione di banchi ottici. Oggi parleremo non di banchi ottici, ma parleremo di pellicole per banco ottico e sistemi per sviluppare il banco ottico. Ormai il monossido di carbonio mi impedisce, per cui levo la mascherina luttuosa e al mio fianco il fitomistico iridescente Felix Bisser, della Carl Bisser, fondata da Carl Bisser, omonimo padre di Felix Bisser, 70 anni fa nella Ridente Milano. Lui è uno delle Vexilla Regis, uno dei portatori dell'argento che ha portato l'argento dal secondo al terzo millennio. La Punto Foto Group si occupa della vendita di carta, chimica, pellicole, ingranditori usati, anche ingranditori nuovi per chi vuole farsi dei danni, e tutto quello che gira intorno al mondo dell'argentico, soprattutto bianco e nero. E oggi siamo qua per parlare della pellicola, in questo caso 10-12 cm, e di come si fa a sviluppare le pellicole 10-12. Qui abbiamo una serie di oggetti, abbiamo una Rondinax degli anni 40, questo è un progetto di Leitz che è stato poi, diciamo, fatto in coproduzione con Agfa, poi Leitz ha abbandonato ed è rimasta soltanto il brand Agfa. La Rondinax è o era, ma è perché si trova ancora comunque in qualche negozio usata, in grado di sviluppare in piena luce la pellicola 135. Abbiamo la Rondinax 120, che è un'altra tank Daylight in grado di sviluppare in piena luce, quindi senza caricare al buio in camera oscura, la pellicola 120. E poi passiamo all'allegro mondo del 1012. Abbiamo un esemplare Alemanno, la Jobo, che è in grado di sviluppare 6 pellicole piane. in 1,5 litri di sviluppo. Fate il memento sul litro e mezzo. Abbiamo questo inquietante accrocchio di Patterson che, indovato nelle tradizionali TAM Patterson, è a sua volta in grado di sviluppare 6 pellicole piane 10-12 In un in litro. 1 litro di soluzione. Mettiamo via la bachelite con delicatezza. Ciao Rondinax. Abbiamo attualmente in produzione da circa un anno l'Abbox, che è una tank che si è chiaramente ispirata alla Rondinax, è stata ingegnerizzata in Italia. Questa tank ha due moduli, un modulo 135 e un modulo 120, quindi è in grado di sviluppare sia le pellicole 135 che le pellicole 120 nuovamente completamente alla luce del sole, nel senso che si mette la pellicola, si aggancia, si chiude il coperchio, si carica la pellicola nella spirale, si trancia la pellicola, a quel punto si mette la chimica e, senza passare dalla camera oscura, si fa uno sviluppo realmente dei lati della pellicola. Quindi questo è un prodotto che è stato ingegnerizzato in Italia ed è attualmente in commercio. Ma veniamo a noio, la parola a Felix Bilse. Ma tu dicami Felix o Felice? No, io sono Felix Felix. Bisser, poi chiaramente Felix è latino, E quindi felice. quindi Ma in se ti svegli italiano. infelice, come ti fai? Okay, No, 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 felice? io non Ah, ti posso devi essere, svegliare no, io mi sempre devo, felice. per Dovresti avere forza, due è una codici condizione. fiscali, FLC in EFL. La Esatto. parola grande Felix Bisser, attenzione, dettagli, non da poco, è il distributore esclusivo per l'Italia delle pellicole Rolley, sia che sono le compiante Agfa, stese dalla Agfa Gevaert di Morsel in Belgio, disponibile su triacetato la RPX 100, su triacetato la RPX 400, che con RPXD proprietario Rolley può essere tirata fino a 3200 ISO, la Orto 25 e poi la straordinaria gamma delle pellicole su base PET. Queste derivano dalle Avifot di Agfa, quindi erano pellicole su base PET che servivano per poter fare le riprese aeree con una stabilità, Servono ancora oggi. servono per fare riprese aeree. Quindi la stabilità dimensionale altissima in fase di caricamento, asciugano in un quarto d'ora e hanno praticamente non hanno la classica maschera che purtroppo di cui soffrono le pellicole su triacetato, cioè tutte le pellicole del mondo tranne le rolle,
è una base perfettamente cristallina che ben si sposa, ovviamente per la stampa sotto l'ingrandimento, diciamolo, anche se qualcuno vuole fare delle riproduzioni digitali. RPIS 25, SuperPAM 200, quindi 200 ISO, qui abbiamo 280 linee per millimetro, quindi abbiamo solo 160. Questa nasce dalla compianta invece Alfa Scala, e infatti l'agenzia Luce di Trieste è in grado di svilupparla come una diapositiva. Tutte le pellicole che vedete sono quasi tutte disponibili, tutte in 135-120, alcune anche in formato 4x5 e 20x25 cm. Retro 80S, retro 400S, queste tre pellicole, se utilizzate con il filtro 25A, essendo iperpancromatiche, accennano all'effetto Wood dell'infrarosso. Last but not al limone, o not least, la Infrared, pellicola anch'essa su base PET, si differenzia dalla Kodak con pianta Infrared per il fatto che ha lo strato antialo, quindi non c'è, ahimè, l'onirico effetto aura, ma ha l'enorme vantaggio che può essere caricata e scaricata in luce attenuata, la Kodak andava caricata e scaricata nel buio più totale e può essere caricata al buio nella tank e poi sviluppata in daylight, mentre la Kodak andava sviluppata al buio anche giusto quando era caricata nella tank. Esatto. Okay. E poi Forza Italia, la rinata Ferragna P30, di nuovo stesa nella ridente Cairo Montenotte in provincia di Savona, tipo Liguria, attualmente disponibile soltanto in formato 135-80 ISO, 5 grammi d'argento ogni metro quadro, è la pellicola dei telefoni bianchi, è la pellicola con cui Fellini, Luchino Visconti, Pasolini, Rossellini, De Sica e altri hanno firmato alcuni dei più bei film in bianco e nero a cavallo tra gli anni 40 e 50. A breve, lockdown permettente, uscirà in formato 120 e la 80 ISO verrà poi replicata anche in 160 e 320 ISO. Queste sono due esemplari di pellicole 10-12, la RPX 25 e la Infrared, giusto per farne vedere due. E adesso come facciamo? Queste le sviluppiamo con la Rondinax, con la Patterson, con la Labbox, come ci pare e piace. Come noi, questa costruzione un po', sviluppiamo invece le pellicole 10-12? Le sviluppiamo con una tank dell'Artifex. Artifex è nato, il progetto è nato grazie al fotografo Nando Mulè, col quale collaboro dal 2015. Che avanti Cristo? No, 2015, cioè solo 5 anni fa, si è presentato da me parlando di grande formato, eccetera, eccetera, e poi nella discussione, cioè diciamo durante questo incontro, ha detto: ma io mi sono autocostruito una vasca per sviluppare il 20x25, siccome lavoro spesso fuori in giro per l'Italia, eccetera, eccetera, la camera oscura non potevo sempre averla a disposizione, eccetera. Allora ho progettato una sviluppatrice daylight, cioè diciamo che posso sviluppare la luce del giorno. Non posso si carica al buio, ma si sviluppa la luce. Questo è diciamo. Scusa, perché non dimentichiamo che fino all'altro ieri le pellicole piane si sviluppavano in buio assoluto con le tre bacinelle, sviluppo a rete fissaggio. Sì, oppure le classiche vasche della Kodak a suo tempo da 13,5 litri o anche più profonde, dove venivano messe nei telai di acciaio inox e sviluppate manualmente o nei cestelli, okay, e così via. Allora, Nando Mulè mi dice che ha fatto questa cosa, ho detto: ma perché non proviamo a vedere se è possibile costruirle, cioè proporle al mondo della fotografia, diciamo ingegnerizzandola in modo tale da poter essere prodotta in serie. E da lì è partito il progetto. Nando Mulè, che oltre ad essere un bravissimo fotografo ha anche una formazione sulla informatica industriale, perciò sa benissimo usare CAD, esatto, e per poter, abbiamo detto, la cosa migliore è far vedere questo prodotto, non far vedere un modello in legno che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto anche il modello in legno come le migliori case automobilistiche, giusto. Abbiamo per non sbagliare, con la tecnologia di oggi vi è stato possibile acquistato una stampante 3D e noi a Fotochina del 2016, perciò dopo pochi mesi, abbiamo presentato sia nel 10-12 che nel 20-25 due prototipi funzionanti disegnati da Nando Mulè e stampati con la stampante 3D. Il successo è stato
immediato e abbiamo deciso, in base a questa fotochina che nel 2016 e anche nel 2018 era ancora un punto di riferimento a livello mondiale per la fotografia, strettamente digitale ma anche analogica, e abbiamo deciso di costruire questa tank. Non è stato facile, sono stati fatti prototipi, sono stati fatti quattro prototipi diversi, prima in plexiglass, poi abbiamo deciso per l'ABS, abbiamo fatto anche un prototipo in acciaio inox, che probabilmente entrerà in produzione, ma non è ancora sicuro. Siamo partiti col formato 20-25 perché sul mercato mancava un sistema relativamente semplice e a luce diurna in questo formato. Siamo partiti col 20-25, nel 2017 abbiamo fornito le prime vasche 2025. 20x25. A Fotochina 2018 abbiamo già avuto i primi feedback molto positivi, abbiamo fatto un paio di modifiche, ma proprio piccolissime, e tutt'oggi questa qui, la 2025, è in produzione, cioè è in Me produzione, la tutti dia a via me. via, e l'abbiamo affiancata con la 4x5, Tocca a me, è la mia volta. che si chiama Alfa, la 2025 si chiama Beta, e Come le macchine della Lancia, poi c'è la Gamma, adesso arriverà faranno anche la Gamma. l'Ardea, l'Appia, la Fulvia, la Flaminia e la Gamma. Bene, allora, leggerissima, ok? Praticamente trasportabile in una borsa. Qui abbiamo le chiusure. Farei subito notare che gli attacchi non sono autofilettanti, ma sono in acciaio non autofilettante, vanno in battuta con questi dadi dall'altra Adesso parte, quindi inserti. non si spanano. Questo è il cuore del sistema, quindi un sistema che permette con un doppio tappo di far entrare da una parte l'acqua, la chimica, e dall'altra di far fuoriuscire l'aria. Questo sistema a labirinto fa in modo che l'acqua possa, la chimica possa entrare e uscire, la luce no, perché a noi non ci piace. All'interno ci sono tre scassi, non nel senso che è scassata, che servono per fare le seguenti due cose: o prendere sei pellicole 10-12 e svilupparle contemporaneamente. Quindi si caricano ovviamente al buio con l'emulsione rivolta da questa parte, si inseriscono in questo modo, si mettono le altre quattro e si sviluppano contemporaneamente sei pellicole piane con soli 500 Certo. millilitri di sviluppo, cioè lo sviluppo che serve per sviluppare una pellicola 120. Se uno ha soltanto fatto due scatti, perché no? Ci sono questi falsi telai, si mettono al posto, diciamo, dei telai che non adoperi. Sono spessi, sono in plexiglass, occupano volume e in questo modo si possono sviluppare due pellicole 10x12 cm usando addirittura solo 300 ml di sviluppo. Quindi è un'idea geniale, innovativa, ecologica e per di più economica. La sua trasportabilità e la sua rapidità d'uso, chiaramente caricandola e portandola su una changing bag, fa sì che si possa riparlare della compianta con la PAN 55, ovvero. Se anziché con lo sviluppo a resto e fissaggio tradizionale uno si porta dietro il monobagno della AG Plus, Esatto, che in 6 minuti è DX1. in grado di sviluppare a prescindere dalla temperatura, perché lavora dai 18 ai 28 gradi su qualsiasi tipo di pellicola, di sviluppare e fissare contemporaneamente una pellicola con l'Artifex a dietro insieme al banco ottico. È possibile fare dei test in 6 minuti per vedere se il banco è corretto, se sta funzionando, soprattutto se magari sono stati impostati correttamente i bascolaggi e i decentramenti. Si controlla questa pellicola, diciamo, a prova, se va tutto bene, poi se va tutto bene non si fa più niente, oppure si fa un secondo scatto gemello che si mantiene nello chassis per poi svilupparlo a casa con chiaramente chimiche proprietarie, sempre italiane come il Bellini Hydrofen alla riduzione 1 più 31, l'RPX 400 con l'RPXD, che è lo sviluppo proprietario di Rolley, oppure usando altre chimiche come il Rolley Super Grain, o perché no il vecchio caro simpatico Rodinal, che è stato generato nel 91. 1891, siamo nel 2020, è ancora in commercio, è ancora prodotto con un nome che non è più Rodinal, perché Rodinal è un nome che è morto insieme a Agfa, così come Studional, che poi è la Bellini Hydrofen, una rivisitazione dello studio, insomma sono tutti nomi morti, però le chimiche sono ancora quelle che sono state scoperte nel 1891 da Agfa, signori. Quindi hanno superato, praticamente sono nate prima quasi dell'invenzione della
lampadina di Edison e nel telefono di Meucci, anche se poi dicono che è stato Bell, io credo di più a Meucci, e questo, lo ripeto, tutti i ricambi sono disponibili, ovviamente. La guarnizione è una guarnizione che non ha una sua memoria, quindi può essere usata migliaia di volte, la guarnizione che c'è qui all'interno. Alla bisogna, la guarnizione, come qualunque altro pezzo della nostra sviluppatrice, ha i suoi Pezzi. simpatici pezzi di ricambio. E per coronare, tenete presente che in questo periodo di lockdown un banco ottico 10-12, lasciamo stare le folding, costa praticamente come una reflex manual focus, mentre invece le medio formato, per non parlare poi di alcuni brand tedeschi, hanno triplicato il prezzo dopo il lockdown. In questo momento, ai primi 10, amici Ararara, che chiameranno lo 02 27, non il sabato e la domenica, 02 27 000 793, il signor Feli Binzer farà questa proposta Proposta. d'acquisto. Allora, con la dotazione, Tacchi da didatteri. Con la con la dotazione? dotazione completa, perciò vasca, cioè tank, Imbuto preziosissimo. col suo imbuto. Ah, ecco, no, abbiamo dimenticato il gancetto Io non te lo volevo dire, però, per perché sei elvetico. C'è anche un gancio che serve sia per staccarsi i molari in più, evitare di andare dal dentista, che per tirare fuori dalla chimica ogni telaio telaio. singolarmente. Quindi, sei Perciò telai in 6 telai acciaio. in acciaio inox, la tank come abbiamo detto, imbuto e gancio più 2 falsi telai al prezzo di 299 euro, IVA IVA inclusa inclusa, e scaricabile da chi è fotografo, tra l'altro. al posto di 350 euro. Questo è il prezzo. Allora, abbiamo fatto due conti prima, che 25 pellicole Rolley costano sui 40 euro, abbiamo fatto i conti che 50 pellicole per Prisma della Foma costano intorno ai 40 euro. Insomma, alla fine il costo di una pellicola piana non è diverso dal costo di un fotogramma 6x9. E i calcoli, grazie al fatto che con due sole pellicole occorrono solo 300 ml di sviluppo e arresto e fissaggio, con sei pellicole piane occorrono solo 500 ml di sviluppo e arresto e fissaggio, per un totale di, oggi vogliamo largheggiare, 20 centesimi di ammortamento dei costi di sviluppo e arresto e fissaggio. La pellicola costa come un 6x9. Se noi decidiamo di ammortizzare sui primi 50 scatti i 300 euro dei primi 10 fortunati, andiamo a pagare i primi 50 scatti al netto chiaramente della pellicola, perché anche quando le porti nei laboratori, ci sono ancora chiodi laboratori in Italia che sviluppano divinamente bene la pellicola piana, ma sono rimasti in pochi, e a prescindere dalla loro bravura e competenza, il gusto di sviluppare da sé non ha prezzo. No, il prezzo ce l'ha perché l'ha appena detto, facciamo finta che non ha prezzo. Voi ammortizzate al 50° piana fatta da voi. Voi avete speso per ogni sviluppo, ammortizzando la Artifact, 6 euro Quello che si pagherebbe nel in un laboratorio. ottimo laboratorio. Dal 51° sviluppo è tutto grasso che cola, vi costa circa 20 centesimi di sviluppo arresto e fissaggio e tra gli 80 centesimi e l'€1,20 del costo di una pellicola piana. Pellicole, banchi ottici, come dicevo, ce ne sono ancora. Felix Bisser li vende usati e ricondizionati. Un altro, ci sono altri negozi in Italia con siti web acclarati, che sono da decenni sul mercato, che si occupano sia di piccolo e medio formato, usato e nuovo, che anche di grande formato. Sono diversi. Mi viene in mente uno, ma mi viene in mente perché è stato così cortese da prestarmi una Sinareffe e il suo obiettivo per poter fare il lavoro che avete visto, che avete intravisto ieri sul mio sito gerardobonomo.it, ma che vedrete domani con anche risultati, che è Roberto Zito, che è titolare del Contatto di Torino, un negozio che è sulla piazza da oltre 30 anni, un negozio serio, un negozio italiano, un negozio che dà la garanzia, come altri negozi italiani. Vi esorterei ad acquistare italiano, made in Italy le tank, made in Italy la chimica, rivenduta da un italiano i prodotti, perché teniamo alto il PIL, e poi l'autarchia non è poi così sbagliata. Bene, ricordandovi 02 27 000 793, i primi 10 fortunati poi diventeranno 20, 30, perché poi gli elvetici sembrano, ma un popolo che riesce a dare un valore aggiunto al buco del Gruviera, che in confronto un partenopeo è nessuno.
Ma secondo voi non arriva a 11-12? Vedremo. Ecco, No. vedete, per la convenzione di Ginevra Ginevra. e soprattutto per la convenzione di Lancillotto vedremo. Però non esitate perché lo svizzero è un po' come il Toblerone, lo tiene troppo in mano e si scioglie. Un ragazzo così. Quindi affrettatevi, senza nulla pretendere, sempre da questo mirabolante afosissimo 22 luglio del 2020, da Felix Bilser, ovvero calbilser.fotogroup e Gerardo Bonomo, ovvero Gerardo Bonomo, punto, il fotogruppo non ce l'ha, c'è un simpatico sito dove vedrete tutte le prove e dell'Artifex e della Sina. Ringraziando ancora in questo caso Roberto Zito e il contatto, senza dimenticare tutti gli altri valentissimi negozi italiani che operano sul mercato, ma Zito e pochi altri hanno in questo momento di penuria delle vacche una quantità notevole di banchi ottici. Vi saluto, vi auguro un buon tutto. Più che buon Ferragosto, tanto tempus fugit, buon Natale, oserei dire buon Santo Stefano, un festoso saluto dal vostro affezionatissimo, iridescente, fedelissimo e direttissimo, scusate perché purtroppo i lutti vanno onorati, Gerardo Bonomo. Buonasera.